Il cast di Doc nelle tue mani a Codogno per la commemorazione organizzata da Regione Lombardia dei 2 anni di Covid-19. Nel paese del Basso Lodigiano, in cui si è scoperto il paziente Mattia Maestri, presente nelle sale, Matilde Giori, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Giovanni Scifoni e Alice Arcuri hanno rappresentato e reso omaggio in modo simbolico, tutto personale ovviamente, il personale sanitario che ha lavorato sin dall'inizio nell'emergenza sanitaria. E in un momento storico poi così importante, dove non solo i medici ma tutti coloro che hanno contribuito al sistema sanitario ha alzato ancora di più l'asticella, abbiamo cercato di farlo nel modo più veritiero e rispettoso possibile. Diciamo che ci occupiamo di quella parte che magari è un pochino più difficile per la politica e per le istituzioni spiegare, cioè quella che è stata realmente la sofferenza di queste persone. Parlo della classe dei medici e di tutti gli operatori che vengono definiti eroi, ma sono persone come noi che hanno messo da parte le proprie famiglie. Per me è molto toccante essere qui oggi, proprio da un punto di vista personale. Penso che è bellissimo essere presenti da dove è nato tutto per una ripartenza. A Codogno, presente anche Pierdante Piccioni, il vero Doc, medico cremonese a cui è ispirata la vita del protagonista Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Seduta in platea anche Annalisa Malara, la dottoressa cremonese che ha avuto l'intuizione di effettuare il tampone su Mattia Maestri. Il tampone ha segnato l'inizio di una battaglia contro una malattia, un virus che credevamo essere lontanissimo da noi e che invece circolava già probabilmente da tempo indisturbato. In quel momento abbiamo capito che la minaccia era reale, era tangibile, e abbiamo messo in atto tutte quelle misure che ci hanno accompagnato per i primi mesi e che abbiamo ancora tuttora in atto, e che ci hanno permesso finalmente, con l'arrivo dei vaccini, di riuscire a controllare questo virus.